ospite di Zagor TV, Marco Santucci. Salve a tutti. Allora, Marco, siamo qui a Parma Fantasy finalmente per la nostra intervista. Sì, ce l'abbiamo fatta. Rimandata. Sì, sì, verrà un capolavoro. Capolavoro, senz'altro. Allora, iniziamo un po' a parlare di quando hai cominciato, diciamo, a disegnare professionalmente. Quando hai capito che avevi talento per fare questo lavoro? Bella domanda. Secondo me, diciamo, non... cioè, più che talento, diciamo, la passione, ho capito, ad averla quando avevo circa 16 anni, cioè nel senso, prima disegnavo, sempre disegnato come tutti quelli che fanno questo lavoro, però fondamentalmente il momento in cui comincio a pensare di trasformarlo in un lavoro, questo fare disegnini, per me è scattato a 16 anni e scattò per una cosa curiosa, perché mandai alla Star Comics, che allora aveva una rivista che si chiama, non mi ricordo come si chiamava, Star Magazine mi sembra, c'era una rubrica che recensiva i disegni dei lettori, e io feci un disegno, tanto per la serie, per rimanere in tema mio, di Spider-Man, fatto con i pennarelli, orrendo sicuramente, non me lo ricordo, e glielo mandai convinto di aver fatto anche una bella cosa, e mesi dopo questi mi risposero su questa rubrica sotto la sezione Muro del Pianto. E io mi ricordo che chiaramente che era il numero di agosto, io stavo leggendo questa rubrica, era tipo l'una di notte, non mi ricordo, e mi ricordo vidi il mio nome sotto il Muro del Pianto, però invece di reagire dicendo no, me l'hanno recensito male, ero anche contento che l'avevano pubblicato. E questo invece di creare una reazione negativa, crea una reazione positiva, perché io siccome sono abbastanza, diciamo, duro da questo punto di vista, sono molto determinato, mi spinse invece a insistere, e ironia della sorte, la stessa persona che mi aveva recensito quel disegno, dopo 4 anni fu la prima persona, l'ho scoperto anni dopo per caso, che mi diede il primo lavoro, perché era, credo fosse Daniele Brolli che faceva quella rubrica, me l'ha detto Palumbo questa cosa, anni dopo. E quindi insomma alla fine è andata così, ho iniziato in quel modo, poi piano piano ho conosciuto Fabio Civitelli e via dicendo. Infatti è quella prossima domanda che volevo farti, che ruolo ha avuto Fabio Civitelli nella tua professione? Allora, Fabio Civitelli ha avuto un ruolo direi fondamentale per due motivi. Primo, per la questione tecnica, perché comunque è stato, e tuttora lo considero proprio il mio maestro a tutti gli effetti, perché mi ha insegnato veramente tutto quello che è fare questo meraviglioso lavoro. E io andavo da lui una volta ogni 20 giorni, una volta ogni 15 giorni, e gli portavo le mie cose a far vedere. All'inizio naturalmente gli portavo tutta roba di supereroi, con grande soddisfazione del Civitelli, che c'ha questa passione incredibile per Tex. Poi piano piano è riuscito un po' a instillarmi, insomma, anche la passione per il genere più europeo, che effettivamente a livello tecnico è sicuramente più formativo, e piano piano col tempo mi ha insegnato veramente tantissime cose, ma soprattutto mi ha insegnato una cosa ancora più importante, veramente l'impegno, la passione per questo lavoro, perché Civitelli, oltre ad essere un grandissimo disegnatore, ha una passione veramente incredibile per quello che fa e riesce a trasmettertela. È molto critico con i lavori quando glieli porti, però se te la prendi come nel modo giusto questa cosa, ti fa crescere tantissimo, e devo dire che insomma a distanza ormai di 20 anni Civitelli per me è stato fondamentale come... Sì, assolutamente. Il tuo primo lavoro è stato presso la Phoenix con la serie Nembo, ci racconti di quel periodo? Ecco, è esattamente quella a cui mi riferivo prima, cioè Daniele Brolli e Giuseppe Palumbo furono coloro che mi diedero il primo lavoro, diciamo, professionale, perché praticamente io per caso, mentre stavo facendo fra l'altro il militare, io continuavo a disegnare perché ero riuscito a trovare, diciamo, una sistemazione all'interno della caserma in un ufficio dove riuscivo comunque a disegnare dopo l'orario di ufficio. E per caso mi ritrovai a questa piccola mostra ad Arezzo dove c'erano Brolli e Palumbo, che proprio in quel periodo stavano cercando un artista che ci avesse un po' il tratto simile alla Castellini, un po' l'americana, per completare il secondo numero
di questa serie che si chiamava Nembo. E curiosità, il primo numero era stato fatto da Simone Bianchi. E siccome entrambi comunque all'inizio guardavamo molto Castellini, loro videro questo ragazzetto che gli arrivò con queste prove un po' all'americana, gli piacquero e mi affidarono queste prime, erano tipo 8 pagine, una cosa in realtà molto piccola, e me le affidarono e io le feci proprio sotto militare praticamente. Questo denota la grande voglia che avevo di fare questo lavoro, e quella fu la mia prima pubblicazione. Mi ricordo che uscì proprio alla mostra di Roma, alla Fiera di Roma, e con una soddisfazione incredibile proprio. E poi insomma da lì sono riuscito ad entrare da altre parti grazie a questo lavoro. Ho capito. E passiamo invece all'esperienza presso la Star Comics con la serie Samuel Sander. Ci okay. puoi dire qualcosa? Esatto, l'esperienza successiva, quella di Nembo, fu proprio Samuel Sander, e perché io appunto utilizzai quello che avevo fatto su Nembo per farlo vedere ad Ade Capone come prova, con cui comunque già da un paio d'anni ero in contatto, fargli vedere roba su roba, ed Ade allora cercava probabilmente già gente che avesse pubblicato, e io gli portai queste prove che comunque gli piacquero e mi affidò il secondo numero di Samuel Sander. La prima volta che mi trovavo di fronte a un vero e proprio lavoro, perché comunque erano 94 pagine, e mi insegnò tantissimo questa esperienza, perché comunque imparai il ritmo lavorativo, sapevo che c'avevo una scadenza ben precisa, dovevo produrre quel tot di pagine al mese, e fu veramente un'esperienza molto molto formativa. E purtroppo di Samuel Sander, per fortuna, ne realizzai il numero 2 e poi partì subito a realizzare il numero 9, che però purtroppo causa fine della serie non portai mai a compimento. Però insomma è stata sicuramente un'esperienza importante. Molto importante. Per cui poi sei entrato praticamente alla casa editrice Bonelli. Esatto, questo grazie a Marco Bianchini, che allora era l'autore di Mister No e diciamo stava cercando qualcuno che gli desse una mano per disegnare le matite di Mister No. E la prima storia a cui praticamente ho partecipato insieme a lui, insomma, era un maxi Mister No, uno speciale di Mister No, che era la storia lì dell'Odessa. E praticamente io da circa pagina 20 in avanti, dopo le prime pagine che facevo qualche vignetta no, incominciai a disegnare praticamente tutte le matite. Inizialmente devo dire molto ricorretto da Bianchini, poi piano piano dopo questo primo numero cominciai a andare praticamente a ruota tranquillo, insomma. E ci sono rimasto quasi 8 anni su questo. Quindi la conoscenza di Bianchini ti ha portato in pratica a entrare a far parte dello staff di Tex? Diciamo più che altro che dello staff di Tex ci ha portato direttamente Sergio Bonelli e Canzio, che decisero a seguito della chiusura della serie di Mister No di spostare, dovevano ricollocare dei disegnatori, e praticamente noi passammo da Mister No, che comunque diciamo non era sicuramente la testata più importante della casa editrice in quel momento, appunto perché stava comunque purtroppo chiudendo, e ci chiesero insomma di passare a Tex. E io sinceramente la prima reazione che ebbi quando mi dissero questa cosa fu: ma siete sicuri? Perché nel senso, io proprio il western è un genere che non ho mai particolarmente amato, con grande dispiacere di Fabio Civitelli, che ha sempre cercato di farmi vedere quell'aspetto bello di Tex. Anzi, ne avevo anche molta paura, perché sinceramente io sono proprio per fumetto moderno, avendo una formazione prevalentemente americana. E devo dire che inizialmente è stato un trauma tremendo, perché comunque io mi ritrovavo a fare le matite, il che significava prendere la sceneggiatura, cercarsi riferimenti, fare la pagina, prendersi le sgridate di Boselli, che comunque mi faceva cambiare vignette su vignette, perché io comunque inizialmente ero arrivato da Mister No, che comunque aveva una libertà tremenda. Invece su Tex comunque bisognava seguire determinati canoni, esatto. Giustamente, perché essendo la testata più importante della casa editrice ha comunque una grande storia dietro e inevitabilmente ti devi un po' adattare. E devo dire che nel primo anno io feci una fatica tremenda, ma proprio tremenda. Poi piano piano devo dire che ho cominciato a capire più o meno come lavorava Mauro, e forse Mauro ha cominciato a capire un po' come lavoravo io,
E piano piano, insomma, le mie partite hanno cominciato a essere sempre meno corrette, hanno cominciato ad andare sempre meglio. Poi a un certo punto sono partito e sono andato abbastanza, diciamo, sciolto, diciamo così. Con i dovuti, insomma, paragoni, perché insomma Tex è comunque sempre difficile, molto difficile. È un personaggio importante, poi insomma ci sono questi cani. Sì, ma poi il genere storico in generale è comunque difficile. E allora devo dire che mi dissi, dico, finita questa storia, ecco, preferirei non farne altre. E soprattutto, poi la storia, sì, la tripla storia, il vecchio, sì, di mezzanotte. Sì, infatti io ero partito con l'idea che fossero due albi, che erano il massimo, esatto, il massimo che finora avevo fatto su Mister No, perché si faceva storie sempre da due albi, che erano 188 pagine. Invece su Tex sono già 110, 220 pagine mi sembravano già tante. Quando Boselli mi disse no, ma la faccia diventa di tre albi, ecco, non è che salta proprio. Però devo dire che col senno di poi, riguardando questa storia, vedendo comunque come è stata accolta dal pubblico, sono molto soddisfatto, ecco, di aver superato questa grandissima prova, che è stata sicuramente formativa dal punto di vista tecnico e professionale, e comunque il lavoro finale è venuta comunque fuori una bella storia. Comunque Mauro Boselli è indubbio che sia un bravissimo sceneggiatore. Ed è stato lui a portarti poi come disegnatore alla serie Dampier, o poi allora, così è stato, sì, deciso? Sì. Allora, no, allora, la questione è questa qua. Finita questa esperienza di Tex, io, ecco, non volevo andare avanti comunque a disegnare questo personaggio, perché comunque sia comportava un lavoro e una fatica tremenda da parte mia, proprio perché comunque non mi ritrovavo nel genere. E chiesi comunque di due cose. Una, decisi di distaccarmi da Bianchini, perché volevo comunque seguire uno stile più mio, cioè volevo cominciare a inchiostrarmi da solo, cercando di impostare le mie tavole in una maniera più personale, e soprattutto provai comunque a fare delle prove di Tex con delle mie chine, che comunque non furono giudicate, diciamo, ancora mature, il che sinceramente non è che mi dispiace più di tanto, anzi per niente. E decisi di propormi sempre a Mauro Boselli, comunque aveva dimostrato di apprezzare, sì, il mio lavoro, sì, decisi di propormi su Dampier. E Mauro fortunatamente accettò questa cosa, è stato veramente molto buono da questo punto di vista, ha apprezzato comunque evidentemente il lavoro, spero, che avevo fatto fino a quel punto. E mi ha inserito all'interno dello staff di Dampier, che comunque dal mio punto di vista sicuramente è un bellissimo, una bella serie, un bel fumetto, sicuramente un'ambientazione più moderne, quindi dal punto di vista mio anche più interessante. Anche più spazio al, sì, tuo stile, alla tua, sì, fantasia. Sicuramente. Tu hai disegnato due storie di Dampier, sì, ci puoi raccontare un po', vabbè, a parte che sono state accolte molto positivamente dai lettori. E queste due storie, ricordo, sono L'ombra del drago e Carnevale di spettri. Sì. Sei anche tu pienamente soddisfatto di questo risultato? Comunque, sì, sei stato, allora, molto contento? Non, sì, so, sicuramente di averle fatte, sì. Soprattutto devo dire, allora, la prima storia è stata forse quella più divertente che ho disegnato fino a questo punto, tralasciando quella che sto facendo ora in questo periodo. Perché comunque Diego Caielli è veramente uno sceneggiatore molto dinamico, divertente comunque da trasformare in grafica, le sue sceneggiature sono molto divertenti, molto d'azione, c'ha un bel ritmo la storia, quindi ci sono sequenze che non durano più di 3-4 pagine, che per me è l'ideale, perché quando, ad esempio, una delle grosse cose, dei grossi problemi che avevo su Tex, che fare 10 pagine con gente che parla intorno a un tavolo per me è proprio logorante, nel senso, ma credo per chiunque, però io proprio dopo la terza pagina che faccio sulla stessa scena comincio ad annoiarmi, ho bisogno di un ritmo più veloce. Più veloce, sì. E invece su Dampier devo dire questo ritmo c'è, io mi sono divertito moltissimo, insomma, a fare L'ombra del drago. E la seconda storia aveva un ritmo sicuramente più lento,
Però sicuramente sono stato più contento dal punto di vista grafico, perché avevo cominciato a prendere un po' più mano, soprattutto col viso di Dampir, che ancora mi fa un po', diciamo, tribolare, come si dice dalle mie parti. E infatti i lettori, qualcuno mi ha giustamente criticato alcuni visi di Dampir perché non assomigliava, e il che in parte ci possono avere ragione, perché chiaramente loro sono abituati a un determinato canone, magari guardano determinati disegnatori che comunque rappresentano la serie, e ci hanno ragione comunque a avere un po' questo raffronto. E io ho un po' cercato di adattarmi, però a un certo punto ho cercato anche di trovare un Harlan un po' più mio, e tuttora lo sto facendo, e quindi diciamo sono soddisfatta ancora a metà, perché ed è giusto così, perché comunque sia quando si lavora su una serie, su un personaggio, su una qualsiasi cosa, io non credo bisogna essere soddisfatti mai al 100%, perché vuol dire che allora ti fermi. Invece secondo me bisogna avere sempre la spinta di qualcuno che dice: ma questa cosa si poteva fare un po' meglio, questa cosa insomma. E quindi a me mi stimola un po', come all'inizio la stroncatura del disegno, invece di stroncarmi mi portò a diventare un disegnatore invece. Qui è uguale, la stessa cosa, quindi sono ben contento di cercare di, non dico di soddisfare tutti perché è impossibile, comunque sia i gusti sono i più svariati, c'è gente che mi ha detto bello, 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 c'è gente che mi ha detto sì bello, però insomma c'è quell'altra, c'è quest'altra cosa che mi piace, magari mi arriva quello dopo e mi dice il perfetto opposto, quindi è quasi impossibile soddisfare tutti, e fondamentalmente non è il mio scopo, però cerco sempre di migliorarmi. Certo, sì.